pomeriggio. Allora, io sono Luca, lei è Nadia, e siamo qua un pochino per conto dell'Accademia del Manga per la Manga Edizioni a intervistare Keiko Ichiguchi, che è un'autrice che vedete qua, che ha scritto il fumetto di cui potete vedere la copertina in grande qua sul centro. Il fumetto si chiama La Promessa dei Ciliegi. Ripetiamo un po' più distante. E niente, volevamo quindi cominciare a chiederti un pochino chi sei, come prima, perché secondo me quando si parla di un fumetto e si vuole parlare bene di un fumetto bisogna parlare prima di chi è l'autore. Sì, ecco, diciamo. E quindi raccontare un pochino chi sei, perché sei in Italia, o come è nata la tua passione per il fumetto, quindi il tuo lavoro da professionista del fumetto e così via. Buonasera. Sento tantissimo la mia voce. Io mi chiamo Keiko Ichiguchi, abito in Italia 21 anni, sono arrivata nel 1994 e ho cominciato a lavorare nel 95 in Italia. In Giappone già lavoravo come fumettista per Shogakukan, poi ho deciso di chiudere completamente col lavoro di fumetti perché non ce la facevo più. Col ritmo giapponese non ce la facevo più, quindi mi sono chiusa completamente con il lavoro di fumettista. E sono venuta in Italia per studiare la lingua italiana, quindi volevo fare qualcosa completamente diversa. Solo che quando sono arrivata in Italia, quindi nel 1994, in Italia sono cominciati a arrivare i fumetti giapponesi. Proprio tantissimi fumetti giapponesi. Il momento giusto, volevi chiudere con tutto, te li sei ritrovati anche qua. E poi anche sono arrivata a Bologna, dove hanno cominciato a importare i fumetti traducendo in italiano. Dopo mi trovavo proprio là, senza sapere niente. Il posto peggiore dove potevi arrivare in quel sono momento. Sono arrivata proprio a un momento giusto, a un posto giusto. Quindi mi hanno coinvolto subito nel mondo dei fumetti e quindi ho ricominciato di nuovo a lavorare comunque nel campo dei fumetti. All'inizio traducendo molto, ho tradotto tanti fumetti giapponesi in italiano, poi ho pubblicato alcuni fumetti vecchi che ho fatto in Giappone traducendo in italiano, poi ho fatto una qualche storia nuova per Italia. Poi con questo ho cominciato a lavorare per Francia, Peggio. Quindi attualmente lavoro come fumettista, ma producendo molto poco, non è che sono di produzione così di ricco, però lavoro come fumettista per Francia, Peggio, e fino all'anno scorso, anche 2 anni, l'ho fatto anche per Giappone. Poi scrivo libro su Italia, su Italia in giapponese. Ah, ok, ma perché avevo letto dei tuoi libri sul Giappone in italiano? Sì, quando i giapponesi fanno din. Sì, quei saggi sono i saggi molto leggeri, un po' divertenti, perché io volevo raccontare sul mio paese Giappone dal mio punto di vista, cioè attraverso gli occhi di un giapponese, non di un italiano. Sì. Quindi i saggi infatti sul Giappone l'ho fatto in italiano e su Italia in giapponese, ma sono libri molto simili sulla storia. Ah, sulla storia? Sulla storia. Quindi non sulla cultura italiana, sugli italiani che vanno a mangiare la pizza o cose. No, non è quello, perché a me piacciono anche molto le leggende, i misteri storici, no, non i criminali, però i posti storici, quindi molto castelli, misteriosi. Magari, esatto. Ok. Questo era quello che facciamo. E questo lavoro per diciamo, come scrittrice di libri è una cosa abbastanza recente, cioè libri dedicati all'Italia per il giapponese, giusto? Sì. Cos'è che ti ha fatto venire voglia di iniziare questa cosa? No, perché allora, per come hobby, raccoglievo sempre tanti libri della pubblicazione locale,
quando andavo per esempio a Poppi, conoscete Poppi? È un paesino piccolo vicino a Arezzo, c'è una leggenda di un fantasma. Allora quando sono andata là l'ho trovato alcuni libri pubblicati proprio dalla piccolissima casa editrice locale e li ho comprati. E quello tipo di libri a me piacciono molto, quindi avevo una collezione abbastanza ricca di questo tipo di libri a casa. Ho pensato, ma magari posso tradurre in giapponese queste cose, quella leggenda italiana, il mistero italiano. E mi hanno chiesto però da Giappone che, ma visto che tu hai così tanti strani libri, perché non scrivi tu? Quindi ho cominciato a scrivere direttamente in giapponese, però ora facendo un lavoro di quasi studioso, cioè andando in biblioteca, intervistando la gente. È iniziato così, quasi 10 anni fa ho cominciato a farlo. Ah, cavolo, quindi una passione che hai da molto tempo. Sì, già ne ho pubblicato 4, è un libro grosso così, e adesso sto preparando il 5, che sarà su Matera. Ah, ok. Bene, torniamo un pochino al tuo fumetto, La promessa dei ciliegi. Che invece parla di Giappone e d'Italia, uniti insieme. Quindi raccontiamo un attimino qual è la trama di base che caratterizza il fumetto, poi magari andiamo a estrapolare un pochino le tematiche importanti che tu hai voluto toccare all'interno. Allora, questo fumetto io faccio fatica veramente a spiegare, perché dopo aver fatto un altro fumetto per Francia, per Belgio, mi hanno chiesto di realizzare una storia un pochino più intima. Sì. Allora ho cominciato a pensare, chiedendomi che cosa posso raccontare su di me, che cosa posso fare. E ho pensato di raccontare magari qualcosa, cioè non autobiografia, però qualcosa venuto dalla mia infanzia, perché io ero molto debole, ero ammalata, non potevo correre, zoppicavo, quindi ho avuto una infanzia abbastanza difficile. Quindi pensavo sempre a questa cosa di morte, la malattia, la vita, eppure ero piccola, ci pensavo sempre. Però ho pensato di fare una storia magari basata sulla mia infanzia, così ho cominciato a scrivere storyboard. È successo terremoto in Giappone 4 anni fa. Proprio mentre stavi lavorando? Sì, mentre stavo lavorando. Allora già stavo pensando a una tematica abbastanza pesante, cioè legato con la malattia, con la vita, con la morte. È successo quello terremoto e ero un po' in panico in un senso. Certo, comprensibile. All'inizio, non soltanto io, tutti i giapponesi che abitano all'estero facevano fatica a raccogliere le informazioni. Quindi, primi momenti, primi giorni, pensando già adesso non dormivo neanche, cioè ero attaccata a internet. Certo, anche perché ricordiamo i tuoi parenti comunque sono sì. In Giappone, non sono in Italia. Sì, i miei sono molto lontani da dove ho colpito, quindi io sapevo che non c'era nessun problema. Però la TV italiana continuava a dire che il Giappone è finito, è una cosa bruttissima, ero molto anche arrabbiata, perché sapevo che dove ci sono i miei genitori sta benissimo, non c'è nessun problema, il Giappone non è finito. Però continuava a dire che il Giappone è finito, ormai è finito, tutto contaminato. Contattando con i giapponesi, con gli italiani che abitano in Giappone, io sapevo che non è vero. Allora con la rabbia, poi con la tristezza, tutto quanto, per un certo periodo non capivo tanto bene. Perché se io vado a vedere prove mio di quel periodo, continuava a scrivere in italiano traducendo tutte le informazioni che davano in Giappone in quel momento. Cercavi di fare un po' da reporter a modo tuo. Perché alla TV vedevo soltanto informazioni svariate, cioè spesso svariavano anche i nomi della città e poi addirittura, io dico, la news era mescolato nelle immagini di terremoto in Giappone anche quello di Cina, di Sichuan. Mescolavano completamente, magari voi non l'avete capito, ma noi capiamo. Certo, tu che conosci bene il tuo paese, sì, hai riconosciuto che non è. Guardando la scrittura cinese, io capisco di dov'è.
allora anche questa cosa mi ha fatto arrabbiare molto, cioè cosa volevano fare? Volevano aumentare soltanto dramma così di tragedia, soltanto per aumentare ascolto, quindi anche questo mi ha fatto abbastanza arrabbiare. Infatti io all'epoca già seguivo il tuo blog, mi ricordo che le notizie sullo tsunami le seguivo praticamente tutte da te, perché quelle che guardavo in televisione effettivamente erano tutte confiatissime. Sì, e poi alla fine è vero che anche là ce n'erano tantissime informazioni confuse, quello senz'altro, però comunque io ho passato un mese, due mesi in quello stato là, e infatti sono tornata anche in Giappone per finire. Ecco, una cosa che volevo chiederti è, visto che c'è stato da poco l'anniversario appunto della tragedia dello tsunami, se sei tornata recentemente in Giappone a magari, non so, hai visto com'è la situazione appunto? Allora, proprio parlando della zona colpita da tsunami, sono andata due volte, 2013 e 2015, quindi appena quest'anno in gennaio. Proprio recentemente? Sì, sono andata. Perché in corso di questi anni ho conosciuto personalmente le persone, un gruppo di volontari che sostengono, aiutano la gente. Quindi sono andata là. Riguardo al tsunami, la zona colpita da tsunami, adesso l'hanno cominciato a fare ricostruzione, perché due anni l'hanno messo soltanto per togliere le macerie, due anni interi. Là e sicuramente l'hanno fatto male, cioè il governo l'ha fatto malissimo, quindi ci ha messo veramente tantissimo tempo. Per ora andando là... Diciamo, tantissimo tempo per i tempi giapponesi. Sì. In Italia ricordiamo che purtroppo per paesi tipo l'Aquila ancora devono essere costruiti. Quindi dopo due anni l'hanno tolto le macerie e poi l'hanno cominciato a decidere come fare, no? Perché io conosco bene soltanto una zona, perché tutte le città hanno la situazione diversa. Cioè, addirittura 11 marzo a Bologna ho partecipato a un tipo evento dedicato a questo terremoto a Bologna. Ho fatto un po' di rapporto di quello che ho visto, quello che io conosco. Comunque la grandezza della zona colpita dal tsunami è quasi uguale a quella di Emilia Romagna. Quindi non potete immaginare quanto lungo il lavoro di ricostruzione, cioè di costruire tutta Emilia Romagna, chissà quanti anni ci mettono, no? Quindi l'ho spiegato queste cose qua e adesso l'hanno cominciato a costruire proprio l'11 marzo, l'hanno cominciato anche a fare i lavori per ricostruire ferrovia, spazzato via dal tsunami. Stanno facendo adesso, quindi. Ancora ci metterà tantissimi anni. Quello sono sicuro, però io vedo la ricostruzione veramente, questo. Però per fare la decisione è veramente difficile, perché le famiglie giovani, i giovani non vogliono andare più a vivere a livello dell'acqua, naturalmente. Certo, adesso c'è. Quindi vogliono andare su, sulla collina, sulla montagna. Invece gli anziani no, gli anziani vogliono tornare a livello dell'acqua dove abitavano prima. Quindi il comune è molto piccolo. Se il comune non può prendere la decisione, non può neanche chiedere i soldi allo Stato. Quindi prima il comune deve decidere, ma è spaccato in due. Questa cosa magari a giornali, giornalisti non se ne parlano, perché delle cose molto piccole, locali. Però la realtà è questa, cioè ci ha messo tantissimo tempo per fare la decisione. Poi adesso finalmente l'hanno cominciato a fare proprio nella quartiere che io conosco, uno per gli anziani a livello dell'acqua, un altro più grande per i giovani, per le famiglie sulla collina. Questo ragionamento praticamente su tutta la costa, cioè ogni piccolo paese ha fatto questo ragionamento, sì, con gli anziani con l'osta che costa. Sì, e poi ogni città è veramente diversa, e poi alcune città purtroppo sono, cioè il sistema amministrativo locale sono letteralmente sparite alcune città, sì. Quindi comune stesso, no? Cioè il divieto del comune alcune città sono spariti, quindi non era neanche facile ricominciare a prendere decisioni, cioè il sindaco magari sono molti anche loro. Quindi torniamo, facciamo un passo indietro e ritorniamo al fumetto, che abbiamo un po' divagato, ma giustamente per spiegare un pochino il contesto nel quale proprio si muove il fumetto. E quindi
magari andiamo avanti a spiegare un attimino la trama. Sì. Quindi c'è questo personaggio che aveva paura della morte, che aveva la piccola nostra stabile, poi si trasferisce e ha la notizia di questo tsunami. Sì, quindi la prima parte, quello che stavo facendo prima di terremoto, quindi una piccola bambina che racconta un po' sulla sua vita, cioè continua a dire che non è biografica, però è vero che è fortemente influenzata dalla mia vita stessa, però naturalmente la protagonista non ha la mia faccia, non ha il mio nome, ha solamente i difficili scolari. Per tirare fuori qualsiasi dentro ci vuole la maschera, quindi l'ho messa la maschera. E dopo il terremoto infatti sono stata trascinata molto emotivamente, quindi non ero tanto razionale in caso, quindi mi sono solo sfogata e avevo anche paura, tanto quando è uscito questo momento in Francia avevo paura che magari qualcuno dicesse che era, guarda che quella là vuole vedere come è sfruttando tragedia in Giappone. Perché in quel periodo c'era anche questa cosa, sia in Giappone che fuori. Quindi avevo anche paura di promuovere, partecipare alla fiera con questo fumetto, perché collegava sempre con Fukushima. Io non ho parlato su tsunami, non ho parlato su Fukushima, non ho parlato sulla centrale nucleare dentro il fumetto, ho raccontato solo come mi sentivo, cioè come una giapponese poteva sentire quel momento all'estero, guardando Giappone da lontano. Però purtroppo anche studi articoli apparivano, una artista giapponese ha fatto un commento su Fukushima, che non è vero, però purtroppo era pubblicato anche un po' così, quello periodo. È una cosa purtroppo inevitabile, però diciamo tu non potevi non parlare di questa cosa, perché è una cosa talmente forte che non potevano influenzarti sia come persona che come artista. Sì, perché anche in Giappone sono usciti tanti commenti, certo, fatti da tantissimi autori in quello periodo riguardo a queste cose qua. Alcuni l'hanno raccontato proprio magari pro o contro, soprattutto contro la centrale nucleare, e alcuni l'hanno concentrato magari sul disastro. Ognuno ha fatto a suo modo, magari qualcuno ha usato il suo essere fumettista per denunciare il nucleare, tu invece l'hai usato per sfogarti per quello che stai provando in quel momento, per il disastro che è successo. Perché questa questione di discorso su centrale nucleare pro e contro, secondo me è talmente complicato che io non riesco a prendere una decisione adesso, cioè veramente complicato. Cioè magari qua non è posto adatto per parlare su questi problemi così seri, però io non penso di essere in altezza di fare questo discorso, però almeno la paura che l'ho sentito io, anche se lontana da Giappone, ascoltando dalla TV che Giappone è finito, è contaminato tutto, è una cosa bruttissima comunque. Certo. È la prima volta nella mia vita che mi sono sentita che l'ho perso il mio paese. Proprio ho sentito quello, ho perso il mio paese, ero paura di non poter più tornare, sì, a Giappone, perché la prima volta ho sentito. Non tornare soprattutto anche dalle persone che ti sono care. Non proprio le persone, qualcosa un pochino più, non dico patriottico, però a casa diciamo. Sì, poi collegata anche molto con la primavera, perché come la copertina. Sì, era come la copertina o anche nella storia. Sempre ci sono questi fiori di ciliegia nei miei commenti in questo momento, perché proprio io stessa, quando è successo il terremoto, stavo aspettando già la mia partenza verso Giappone. Ci ho già preso i biglietti perché volevo portare mio marito a fare vedere la fioritura di ciliegia. Quindi io aspettavo proprio quel momento come aspettavano tutti quanti in Giappone. Allora, quando è successo quello che remoto, quando ho visto le tsunami, quello che ho pensato è che non era la paura, perché io non potevo immaginare, nessuno può immaginare quanto era veramente pauroso che arriva questa l'acqua così alta, che pensate che 17 metri, io sono andata là che l'ho visto fino a dove è arrivata, è una cosa incredibile, cioè 17 metri di acqua copre tutta la città. Quindi io non posso immaginare, quindi quello che ho pensato è che quella gente là che sparita con tsunami aspettava come me la fioritura,
quello era l'unico punto comune che io potevo immedesimarmi con loro. E quello mi ha fatto piangere tanto. Certo, è comprensibile. Perché le altre cose era oltre alla mia immaginazione, però l'unica cosa che loro aspettavano come me la fioritura di ciliegio, che non possono più vedere. Certo. Era un po'. Quindi da spiegare questo momento difficilissimo, solo che era quello che io adesso riesco a parlare, ma 2 anni fa, cioè quindi nel 2013, che quando è uscito questo in Francia, durante l'intervista in Francia io ancora mi scoppiavo a piangere, non potevo. È normale, questo comunque fa capire anche quanto senti, quante emozioni provi per questa storia e quanto di te hai messo dentro. Sì, è un po' particolare, cioè non penso di poter fare un commento simile nella mia vita di nuovo, e non voglio fare, basta solo una volta. Volevo chiederti, nel fumetto c'è una figura molto particolare, che è l'insegnante, giusto? Ci parli un pochino di lei, per favore. Lei, sì, questa insegnante nella storia che aiuta questa bambina ammalata e adesso, quindi dopo, è ormai anziana e continua a fare conversazione con la protagonista, no? E lei esiste veramente nella mia vita, mi ha aiutata e anche adesso ogni volta che torno in Giappone vado a trovarla. Lei non sa che è finito il momento, non ho detto. Però sì, lei è proprio così com'è, l'ho descritto nei fumetti. Che infatti è stata una mia salvezza quando ero piccola, perché la come prima non potevo neanche correre, mi soffocavo, quindi i bambini sono molto crudeli con una bambina così, quindi prendevano in giro. Quindi a me non piaceva dei bambini coetanei, a me piaceva di più la maestra che mi proteggeva, mi capiva, mi incoraggiava. Quindi, e infatti la storia è partita da quello, volevo raccontare su quello che mi ha insegnato mia maestra, solo che era successo il terremoto, quindi dopo è ancora la storia cambiata. E sempre lei così, però adesso è anziana, già più di 80 anni, quindi è collegata sempre con lei, perché tornando di nuovo, mi dispiace il discorso del terremoto, tsunami, che era quando è successo quello là, qualcosa dentro tutti i giapponesi forse è cambiato, cioè ognuno magari è diverso. Nel mio caso l'obiettivo è tornare più spesso in Giappone, non rimandare mai quello che voglio fare con i miei genitori, con i miei amici, con la mia maestra, che è ormai alla fine della sua vita, da 80 anni. Diciamo che hai riallacciato un pochino i tuoi rapporti con il Giappone, che avevi un pochino rotto quando eri venuta in Italia. Questo ti ha portato un pochino a ritornare in più giapponese forse. Io mi sento molto giapponese, mi sento veramente molto molto giapponese, anche quello tradizionale, che è una tradizionalista. Però è molto facile, no? Nella nostra vita, anche la vostra, che ci sono i lavori da fare, ci sono gli amici con cui devo uscire, ci sono bolletti da pagare, ci sono riunioni condominiali che mi fa incazzare sempre, tutte queste cose da pensare. E vi mando magari, ma questo mese io non torno perché i biglietti costano tanto, questa volta non torno perché c'è un altro lavoro da fare. Rimando, e facevo così, solo che era proprio con quello terremoto che era quella gente sparita in mezz'ora, in 40 minuti, così. Chi lo sa che cosa succede anche a me? Quindi anche a me, ma anche ai miei cari giapponesi. Allora questa è una cosa molto personale, però io sono figlia unica, quindi, e poi non ho neanche i figli, purtroppo non ho avuto i figli, per cui la mia vita finisce, la mia famiglia finisce con me, quindi non ho nulla da perdere. Allora piuttosto che tenere un po' di soldi, non so per che cosa, io preferisco spendere per il diritto di aereo, per tornare in Giappone, per vedere di più i miei genitori, per godere loro, per vedere di più la mia maestra, perché domani non si sa. Certo.
quindi ti ha insegnato a vivere di più la quotidianità, cioè quello che ti è venuto a pensare magari dare la precedenza a un lavoro, appunto a un riunione di condominio, magari pensare anche a cose piacevoli come passare il tempo con i genitori che adesso sì, ci sono. Sì, come ho detto prima, ogni persona sicuramente ha avuto sua idea magari diversa tra loro, però nel mio caso era così, cioè non rimando quello che posso godere solo adesso. Sì, è un bel pensiero che tutti diciamo dovrebbero fare. Non sapevo, cioè forse un po' mi sono calmata quando l'ho finito questo argomento, perché prima era stranissimo, cioè avevo sempre qualcosa dentro la gola che sì, qua. Si dice un troppo, diciamo un troppo in gola. Non capivo cos'era, non so se era l'ampio o triste, perché i miei stanno bene, la mia città non è stata colpita, però non lo so, non sapevo cos'era quello che c'era dentro di me. Quindi, è stata un po' una terapia questo fumetto per me. Sì. Per quello che io mi vergogno molto anche di dire leggete questo, perché mi sono solo sfogata, non è che l'ho costruito la storia per vendere, per fare leggere ai lettori. Questo è soltanto mio sfogo, se vi va bene leggete. Beh, è un po' come leggerti dentro, leggere questo fumetto, quindi. Io lo vergogno. No, beh, appunto. Però è così, cioè è proprio una parte di te dentro, completamente all'interno di queste pagine. Anche se ti vergogni appena un pochino. Sì, però nei miei fumetti sempre c'è un pezzettino, solo che in questo fumetto c'era molto di me. Quindi poi imbarazzante. Bene, e tu hai detto che questo fumetto all'inizio è stato pubblicato in Francia. E come diciamo, è avvenuto che tu lo portassi in Italia, che è diciamo dove vivi adesso, dove principalmente lavori? Com'è andata questa cosa? Chiediamo al redattore. Cioè, l'editore là. Cioè, diciamo, ti hanno proposto di portarlo in Italia e tu cosa hai pensato magari, oh mio Dio, le persone che mi vedono per strada magari lo leggono e possono... No, cioè perché una volta comunque sia un fumetto uscito, anche libro, una volta uscito non appartiene a me, io penso che appartiene già alla gente, ai lettori, quindi se poi un fumetto libro se non vengono letti, come se non esistessero, certo, quindi non ha senso. Quindi viene pubblicata in Italia, mi fa piacere. Cioè, l'unica cosa che magari qualcuno legge è che era io l'ho completamente cambiato la mia faccia, il mio nome, però i miei amici e i miei familiari hanno la loro faccia, quindi... Ah, ok, cioè solo te sei stata sostituita. Perché io mi vergognavo di presentare, da apparire del fumetto, ma gli altri non lo so, quindi... non ti vergognavi per loro, quindi li hai visti dentro. Non sono io, cioè okay. Era quello più povero è mio marito, perché viene riconosciuto da tutti. Sì, infatti è vero, è molto riconoscibile, perché tuo marito comunque anche lui è un fumettista, giusto? Tutti, quindi... Ok, scusa. No, è una persona... Così ancora lo riconoscono. Ok, è una persona vaga allora, il marito di Keiko. Passami. Bene. E diciamo, parliamo un pochino più in generale, tu per il tuo disegno, diciamo, che è chiaramente molto giapponese, ispirato alla tecnica manga, ti senti un pochino influenzato dall'Italia e dall'arte italiana o dai fumetti italiani? Questo no, forse questo no, però comunque sia la lettura occidentale questa qua. Sì, ma intendo proprio nello stile e nel modo di raccontare magari. Quando l'ho fatto il fumetto appositamente per Italia, quindi ormai 15 anni fa, cosa del genere, guardando i fumetti dei autori italiani mi sono detta che no, io devo fare gli spot. Perché in Giappone lavoravo con quello ritmo molto veloce, io non avevo assistente, ogni mese dovevo realizzare 33 pagine partendo da soggetto, fino alle tavole finite. Quindi per forza ho dovuto imparare un modo per finire le tavole complete senza lavorare troppo. Invece qua lo tempo avuto
quindi potevo lavorare come volevo esattamente, e guardando il documento occidentale comunque qua deve disegnare anche i dettagli, però l'ho capito, quindi ho cominciato a fare. E quando ho fatto il primo documento originale per Francia per la prima volta, visto che era BD francese, che veramente lavorate tanto, no? E poi in una pagina ce ne sono anche 15 di niente. Allora ho pensato che anch'io devo fare qualcosa del genere. Quindi l'ho fatto così, solo che era arrivato la ondata di graphic novel, che va benissimo anche 3 vignette in una pagina. Ecco. Allora, prima di questo l'ho fatto così, preoccupandomi di mettere più vignette possibilmente in una pagina. Non era difficoltà per me, in un senso, perché io sono molto influenzata dai fumetti degli anni 70 giapponesi, che anni 70 i fumetti erano molto diversi da quello di oggi. Quindi in una pagina ce n'erano anche 10, 11, 12 vignette normalmente. Per cui io sono contornata al mio origine. Invece, quando è arrivata questa cosa di graphic novel, ho capito che anche in Francia va benissimo con ritmo, diciamo, più film, cioè la meno vignette in una pagina, più fluido, la lettura più fluida va bene. Quando ho capito questo, mi ha toccato fare questo momento e mi hanno chiesto: Chieco, tu puoi fare il graphic novel? Io ho chiesto cos'è il graphic novel, perché non capivo ancora, e mi ha detto che ma è la storia autoconclusiva, più lungo, non 48 pagine ma 120-150. Io ho detto ma quello che facevo sempre io, praticamente sì, mi hanno detto. Quindi l'ho fatto la 120 pagine, però già ormai ho capito che andava bene anche quello ritmo che avevo io, quindi in questo caso sono tornata di nuovo al mio ritmo, al mio stile, però per fortuna in questo caso, in questo periodo, già è stata accettata anche in Francia. Quindi non è che io che sono... era la tendenza forse del movimento occidentale che sta continuando a cambiare, anche da poter accettare le cose molto giapponese, ma non come quelle di cartoni animati o di per i ragazzi, ma anche di mio genere, che è un pochino diverso, magari più classico, dei momenti diffusi adesso giapponesi in Italia. Però mi piace molto, per esempio, non questo, un altro documento che ho fatto l'anno scorso, era cartonato per un pubblico abbastanza giovane, 12 anni, 13 anni, immaginato, la copertina, sono stata influenzata da Vittorio Giardino. A me piace molto come disegna lui, cioè Vittorio Giardino mi piace molto, purtroppo non c'è, ma Toppi mi piaceva tantissimo. Quindi adesso ci sono grandi nomi del fumetto italiano. Sì, sì, quindi là è io non vedo la difficoltà di seguire. Cioè, spesso dicono che il fumetto occidentale e quello giapponese sono diversi, è vero che sono diversi, però non è che quali sono sfide, è semplicemente le stile, no? Cioè, Vittorio Giardino mi piace molto come colora, colora mi piace molto. Toppi veramente, cioè come usare bianco e nero e spazio è incredibile. Quindi quello l'ha scoperto, perché in Giappone non ho mai visto i loro fumetti. Ultimamente, grazie al virus, stanno arrivando anche gli americani, però 20 anni fa, quando abitavo io in Giappone, non c'era niente, proprio niente, proprio zero. Si sente Luca? Si aspetta il microfono di Luca? Ok, ci sono. Volevo farti una domanda. Mi è stato qualche tempo fa di parlare con una mia amica giapponese che appunto le piacciono i manga, le piace disegnare. Mi diceva che queste cose le deve tenere segrete, non le può far sapere in giro, perché tutti si vergogna, perché non è una cosa bella far sapere che le piace disegnare, perché lei vuole lavorare, deve fare degli altri lavori, e se la gente lo sa poi lei si vergogna. E addirittura eravamo arrivati a parlare di lei che se si trova un fidanzato non le può dire che le piacciono i manga. E quindi io gli dicevo, ma come non glielo puoi dire adesso, se sei innamorata
No, perché è in Giappone così, bisogna, non bisogna raccontare queste cose, farlo sapere. Quindi volevo sapere, per te il fatto di essere una fumettista, quando sei stato, quando eri in Giappone, è stata una cosa del genere, però si aveva questo trauma. No, io no, non ho mai avuto questo problema. Cioè, da piccola dichiaravo che io amo i fumetti, mi piace disegnare, disegniamo sempre i fumetti. No, non ho mai avuto questo problema. No, cioè, perché proprio molto spesso mi capita di vedere, per esempio anche sui blog, di molti illustratori che si mettono la maschera, fanno le fotografie con i loro disegni ma con la maschera per farsi riconoscere. Ma forse dipende dai fumetti che non piacciono. C'è un mio amico che era compagno del mio liceo, era molto bravo di disegnare già al liceo. Amava molto le opere di Tezuka, disegnava veramente bene, e lui non mi ha detto che era diventato fumettista anche lui. È diverso da me, che io sono un po' scappata da Giappone, invece lui già ormai 25 anni lavora come fumettista per i marini. Ah, non sapevo fino all'anno scorso, non mi ha detto. E dopo tantissimi anni, più di 20 anni, ci siamo incontrati a Tokyo. Ma perché non mi hai detto? Cioè, perché io avevo anche problemi con il redattore. Se era avessi saputo già che anche lui stava lavorando nello stesso campo, magari avrei potuto chiedere consigli. E lui mi ha detto: no, non ti ho detto perché mi vergognavo. perché io facevo i commenti erotici. Poi non mi importa, comunque sì, lavoravo come. È sempre amore per il disegno. Sì, però era. Cioè, e lui fa anche adesso un pochino erotici, però molto intelligenti, non quello spacciato così, molto molto intelligente. Però lui si vergognava tanto di dirmi che faceva i commenti erotici. Quindi magari dipende dai commenti che lo vengono. Possibile, assolutamente. Perché appunto mi sembra una cosa particolare, un grande mercato del fumetto, la gente ha paura di dire che... No, e poi dipende dall'età, comunque quando io ero piccola, quando io ero giovane, è vero che era quello che amava cartoni animati, i fumetti appassionati erano considerati molto strani. E anche adesso magari un pochino, però per esempio da Attacchi al Gigante, Shingeki no Kyojin, è diventato fenomeno sociale, no? Leggono dai bambini fino agli adulti, ma chi prende in giro chi legge quello fumetto là? Quindi era qua, per esempio, 20 anni fa i fumetti giapponesi leggevano pochissima gente, leggeva veramente poca gente, no? Adesso i giovani di 20 anni sono cresciuti con i nostri fumetti giapponesi, per un animato giapponese, quindi nessuno prende in giro. È la stessa cosa forse anche in Giappone. Nessuno prende in giro, purtroppo ancora non possiamo dirlo, perché molti ragazzi magari a scuola non sono visti proprio bene, perché appunto per esempio al liceo ancora leggono i fumetti e magari i compagni non la vedono troppo bene questa cosa, però di sicuro ci sono dei sì nel pubblico. Però magari di sicuro è molto meglio rispetto a 15 anni fa, questo indubbiamente, anche perché basta guardarsi in giro quante persone ci sono qua. E penso che tutti almeno abbiano aperto un fumetto giapponese o non, indubbiamente, per essere qua. No, poi anche, cioè, per esempio in Giappone, sto parlando di tantissimi anni fa, 30 anni fa, 25 anni fa, chi andava alla fiera dei fumetti o chi comprava le cose di fumetti cartoni animati non se ne fregavano niente della moda. Cioè, loro volevano, compresa me, spendevamo tutto solo per i fumetti. Quindi vestivamo molto male, sempre con tutta maglietta jeans. Quindi è vero che risparmiare per avere fumetti. Io risparmiavo anche per il cibo, cioè io non mangiavo, spendevo per comprare fumetti. Perché a quella età, cioè quando ho 13 anni, 14, 15, fino a 18 nel mio caso, è ammalata, morta di più, quindi fino a 22, 23. Era tutto, cioè un fumetto carattere animato per me era tutto, quindi spendevo volentieri solo per quello. E intanto magari altre ragazze cominciano a fare vestirsi bene, cominciano a truccarsi, a me niente. Quindi in quel caso ci guardavano molto male, guarda che poverine, che sono di tutti così. Però
i ragazzi stessi, anche noi stessi, ci siamo accorti di queste cose qua, quindi è vero che 30 anni fa, alla fiera dei fumetti, tutti eravamo vestiti male, spesso sono molto grassi, anche i ragazzi, nonostante ricciacciano sul cibo, ci magari non si muovono mai che davanti al fumetti, no? Però adesso sono più magri, sono più curati, tengono un pochino di più, sono più di moda, ci sono anche ragazzi molto carini che una volta non c'era, esatto, i cosplay ci sono, cosplay una volta, cosplay veri ce n'erano pochi, adesso invece ce ne sono tantissimi, adesso ce ne sono, anche quelli un po' forse meglio non farlo, ci sono tanti quelli molto belli, infatti molto belli. Sì, io e Laia siamo stati al Comic proprio questo inverno e siamo rimasti colpiti dal cosplayer, dal fatto che comunque ci sia una maglia di gente. E poi soprattutto le ragazze hanno cominciato anche a essere attente anche a quello che vestivano, ma i ragazzi ci hanno messo più tempo per arrivare. Però a parte quello veramente un po' pesantemente ammalati di questa cosa, molti ragazzi giovani sono veramente ben vestiti, non è che costosi, però ora sono molto più puliti, perché una volta non erano neanche puliti. Quindi i vocaboli di adesso sono più belli del vocaboli di una volta. Sono più belli, sono molto più belli di una volta. Sono più di moda, sono vestiti bene, sono carini. Ok, capito. Visto che mancano ancora 4 minuti, volevo chiedere anche al pubblico se aveva qualche domanda da porre a Kelco. Sì, intanto mentre riflettono se hanno qualche domanda, io vorrei ricordare che Kelco oggi è qui con noi. Sarai però a firmare magari le copie. Sarai allo stand della Cadaveria di Manga, che è questo qua, se ti fosse interessato, e sarà lì per firmare chiaramente le copie del suo volume, e quindi sarà ancora con noi un pochino durante la fiera. E ci siamo fino alle 5, poi dopo torno a Bologna. Poi dopo il nuovo, tra l'altro è anche sciopero dei treni oggi, quindi insomma. Sono sciopero oggi, spero che parte come ero. Qualche domanda? Per me già quasi 70% di lavoro è finito. E devo disegnare per fare leggere questo racconto che l'ho fatto. Quindi la pazienza se io ho, e poi mi manca sempre, è solo per concludere questa storia. E un piccolo trucco che l'ho usato per questo momento, perché come ho detto prima, quando uso una tavola, cioè io usavo sempre una tavola di B4, che non è una misura tanto comune in Italia, però in Giappone è quello, perché fisso, tutti gli autori devono usare quella misura. Lavoravo sempre in B4. E B4 è abbastanza grande, se io vedo spazio bianco mi viene la voglia di mettere più niente. Però per questa storia volevo avere la lettura più fluida e molto più pacata, molto più tranquilla, quindi molto lento, non tante vignette. Quindi ho usato tavola molto piccola, di A4, e tavola originale A4. Visto che la tavola è piccola, anche se tu devi fare pedali, piuttosto che 20, basta 10. È un piccolissimo trucco. Come ho detto prima, a me piace più raccontare piuttosto che disegnare, quindi ho fatto
troppo questa maniera. Per esempio, se io amo disegnare fin dai minimi dettagli, sicuramente avrei usato una tavola molto grande. Però la, guarda che sembra che ci mette molto tempo, ma disegnare dei petali in ciliegio è facilissimo. Basta soltanto fare 4-5 e dopo già tre pari. Non è una cosa così difficile tecnicamente. Quindi la pazienza mia non è così tanto, cioè guardando tutti gli altri autori, soprattutto quello occidentale e anche quello di Bonelli, nel mio caso anche da vicino, che vedo come lavora, ha una pazienza, la loro hanno una pazienza incredibile, veramente. Ti ringrazio, auguri, buon lavoro, grazie. Abbiamo esaurito il tempo. Ah, ok, ci buttano via la carta. C'è un'ultima domanda velocissima. Ciao, una domanda. È più complicato pubblicare in Italia o in Giappone, insomma, di per gli emergenti, cioè per chi magari propone cose, contenuti nuovi? Per i giapponesi sicuramente in Giappone. Per gli italiani, per gli stranieri, in questo momento penso che sia molto difficile. Molto molto difficile, perché in Giappone era più facile perché ce ne sono tantissime riviste che apriva, diciamo, la possibilità a tutti i giovani, tutti gli autori. Le riviste purtroppo in questo periodo, in questo momento in Giappone, sta andando molto male, quindi tante riviste stanno chiudendo. La rivista che poteva dare prima tanta possibilità, invece adesso meno, quindi anche i giovani, i giapponesi stanno facendo fatica molto. La mia vita sta cambiando moltissimo, 5 anni fa potevo dire diverse cose, ma purtroppo in questo momento anche in Giappone stanno, anche le case editrici stanno pensando come devono modificare il loro modo di lavorare, quindi questo è difficilissimo. Per ora, visto che sei italiano, sicuramente più, non dico più in Italia, però in Europa. Ok, ringraziamo Keiko sì. per essere stata in grazie mille, un applauso. Quindi, come dicevamo prima, la troverete allo stand del Manga Edizioni Accademia di Manga, che è alle vostre spalle. Se volete. Sì, magari autografi ancora fino alle 5, giusto? Quindi grazie mille a voi che siete stati con noi e buona serata.